Nel 1884 la rivista Scientific American pubblicò un articolo che raccontava di una trivellazione sperimentale fatta in Russia, precisamente nella penisola di Kola, ed aveva raggiunto una profondità di 12 km. Ad almeno 180 gradi, i ricercatori avevano trovato rare formazioni di rocce, gas, acqua. Così questo team di ricercatori con delle attrezzature sofisticatissime hanno calato sul pozzo un microfono per poter registrare i movimenti della placca terrestre. Ma cos'è successo? Avevano registrato qualcos'altro, e cioè l'inferno. Ed ecco a voi le registrazioni di ciò che gli esperti hanno sentito. L'inferno. Questa storia nasce nel lontano 1989. La rete televisiva cristiana California Trinity Broadcast Network, spero di averlo detto bene, a sua volta lo aveva saputo da un giornale finlandese, Ammenusatia, che raccoglieva queste testimonianze incredibili da un certo dottor Azakov, responsabile del progetto della trivellazione in Siberia. Questa stessa televisione cristiana, abbreviato la TBN, aveva ricevuto questo articolo da una evangelista del Texas. Spero di dirlo bene, il suo nome era R.V. Scambach, che a sua volta lo aveva ricevuto da una rispettabile rivista scientifica finlandese. Ma sia questo evangelista texano e sia questa televisione cristiana avevano ricevuto una lettera, entrambi da un norvegese di nome Age Rendalen. Così entrambi hanno ricevuto sia una conferma da questa rivista rispettabile scientifica e sia da questo norvegese. Ma questo norvegese fu rintracciato dal team del sito di TrueTorfiction.com. Questo norvegese confessò di essersi inventato tutto, ma la notizia ormai circolava tra i network religiosi, e lui l'aveva abbellita aggiungendo un dettaglio terrificante, che dal pozzo era uscito questa specie di pipistrello che somigliava a un diavolo e che nessuno si era preso la briga di verificare. E così nasce la leggenda. Allegò una copia di questo famoso articolo di giornale e disse che proveniva veramente da questa rispettabile rivista scientifica norvegese, e secondo lui parlava veramente di questa storia, ma in realtà l'articolo parlava solamente di un ispettore edile. Tutto lì. Chiarita questa cosa dell'articolo, poteva dare anche il nome, il numero di telefono del suo amico, che aveva ricevuto l'ordine che se qualcuno lo avesse chiamato, e di rivelare tutto, che era stata solo una grande bufala nell'inventarsi tutta la storia. Per fortuna alcune riviste cristiane dissero che la notizia era tutta una burla,
Ma il celeberissimo tabloid di notizie inventate, Nerli World News, la ripubblicò nel 1992, ambientandola in Alaska anziché in Siberia, ridandole. E così, diciamo, purtroppo, grazie a questo tabloid, la notizia circola ancora oggi tutta vivace su internet. Infatti, e se andiamo su internet, ci sono molti siti sostenitori della leggenda. Abbiamo un esempio chiaro di come nascono queste leggende metropolitane, grazie a sostenitori. Ma un giorno una rivista molto autorevole nel suo campo, la Biblical Archaeology Review, ripubblicò l'articolo perché lo riteneva così assurdo che i suoi lettori l'avrebbero trovata ridicola, assurda, quindi non l'avrebbero dato credito, cioè non l'avrebbero dato credito, ma alcuni di questi lettori cominciarono a prendere sul serio questo articolo, pensando: oh, è stata pubblicata da una rivista molto autorevole nel suo campo, cominciarono a diffonderla in rete e così si diffuse molto di più. Nel 1990 il gestore sempre del sito tutorfiction.com fu chiamato da un certo pastore di una certa chiesa in, spero di dirlo bene, Flagstaff, in Arizona, e diceva di avere le prove dell'autenticità della storia, perché lui aveva conosciuto MIT, che gli aveva detto che aveva partecipato alla spedizione e al progetto di trivellazione nel tentativo di calare sul pozzo un microfono che resisteva alle alte temperature. Ma siamo sicuri? 6 mesi più tardi, da quando questo prete aveva contattato il gestore di Tutor Fiction, questo fisico che aveva conosciuto aveva sì racimolato dai fedeli della chiesa 20.000 dollari che gli erano stati serviti per la spedizione, con la scusante di dimostrare che l'inferno esisteva, ma se l'era svignata coi 20.000 dollari. In realtà quel fisico non era stato ma un truffatore. Bell'idea, eh? Comunque, sembra che il fatto della trivellazione sia vera, ma la registrazione, esempio, come potevano calare un microfono in un pozzo fino ad alte temperature? E quanto cavo avranno usato per poter calare il microfono giù, fino in fondo? E poi la registrazione, sinceramente, è vera? Quelle urla di persone, saranno vere? O è pure tutta una burla? Fin qui sappiamo che dai testimoni finalmente si è capita che è una burla, ma purtroppo fino ancora oggi. E purtroppo ancora oggi esistono molti siti che sostengono questa leggenda, sostengono la leggenda dell'esistenza dell'inferno. Bene, da qui Rino Pepe Horror è tutto, ciao!